giornata l'ho consacrata a Gesù per le mani del suo primo Papa e di tutti i pontefici santi. E mentre mi inginocchio lì davanti alla tomba di Pietro, una immagine è venuta forte nel mio ginocchio. Davanti avevo la tomba dell'Apostolo Pietro, dietro di me la tomba di Pio XII. La bellezza attiva nella nostra vita dei processi di vita e di fiducia nella vita e nelle relazioni. Gesù che cosa fa con questo uomo deformato nel corpo? Lo guarisce e lo guarda con amore, gli restituisce bellezza, la bellezza della vita. E allora vedete, anche la Bibbia ci parla di questa bellezza. D'altronde, cosa sono i salmi? Non è musica? Non è la bellezza della musica? Gesù non ci invita a questa bellezza quando ci dice in Matteo 6: guardate gli uccelli del cielo, guardate i campi, i gigli dei campi. Neanche Salomone vestiva come uno di loro. Cioè, noi ci accorgiamo di questa bellezza? Von Balthasar, nella sua famosa opera Gloria, dice che la bellezza è la categoria teologica e metodologica per parlare di Dio. Dio nel suo stile è bellezza. Noi lo abbiamo reso un cinico legalista. Noi parliamo di Dio molto spesso come un tiranno che è pronto a spararci addosso, oggi è la giornata della misericordia, se noi non facciamo chissà quello che lui ci dice. Noi abbiamo reso Dio una contraffazione di quello che lui è. Invece cosa dice Sant'Agostino dopo che ha incontrato Gesù? Tardi, tardi ti amai, o bellezza tanto antica e sempre nuova. San Francesco nella sua bellissima preghiera dice: tu sei amore, tu sei carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza. Tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei Gaudio e Letizia. Tu sei bellezza, tu sei il protettore, tu sei la fortezza, il rifugio, la nostra speranza. E allora Dostoevsky diceva: la bellezza è discesa dal cielo per salvarci. La bellezza è discesa dal cielo per salvarci. Teologicamente, ecco qui mi pongo allora la domanda: è più corretto affermare che Dio è bello o che Dio è buono? Ditemi. Bello o buono? Che Dio è bello. Infatti il Salmo 118:1 dice: lodate il Signore perché è bello, è tov, tov meod. Chito, to, bello, eterna è la sua misericordia. Quando Dio nella Genesi crea, fa la creazione, dice che è bella. E quando Adamo si sveglia e vede la moglie, Tov Meod, è bellissima. È importante che un marito la mattina si alzi e dica alla moglie: sei bellissima. Li hanno incrociati quelli del paralitico. Lui ti guarda e ti dice: come sei bello, come sei bella. Sei un capolavoro del mio amore. Come sei bello. Come sei bella, amica mia, come sei bello, figlio mio, sei bello. E io, il pastore bello, sono felice di venire ad abitare nel tuo cuore per renderlo ancora più bello. A te, sorella,
ragazza, che odi il tuo corpo e lo senti un nemico fino a volerlo disintegrare, io rivelo la bellezza del tuo corpo quale tempio della mia presenza. Mettiamo la mano sul cuore adesso. Gesù, tu il più bello dei figli di Dio, tu bellezza di Dio venuta sulla terra, tu mi guardi e mi dici, Kalos, mi chiami dicendomi, Kalos, bello. Quasi quasi, Signore, sento la voglia di nascondermi perché non ci credo in questa parola. Mi sento brutto, deforme. Me lo ha detto tante volte mio marito, mia moglie, la mia ragazza, il mio ragazzo. Me l'hanno detto gli amici. E io ho creduto di non essere bello. E sono diventato triste, depresso, nevrotico, sociopatico, incapace di instaurare relazioni con gli altri, perché penso che gli altri in me vedano solo bruttezza. Oh Signore, tu invece vedi in me bellezza. Oh bellezza infinita, rivestimi di bellezza, guarisci le ferite che mi porto dentro sin dal grembo materno, nella mia prima infanzia, nella seconda infanzia, nell'adolescenza, nell'età adulta fino adesso, che tutto ciò che mi ha fatto sentire brutto, sgradevole, non apprezzabile, non degno di stima, non amabile, sia riempito dal fuoco del tuo spirito, Signore, perché io veda la bellezza partire da questo luogo segreto e profondo dove il male non è mai entrato, quel luogo dove dal giorno del battesimo tu e il Padre e lo Spirito dimorate dentro di me. A te, fratello, che ti sei sentito tradito e non amato, abbandonato da tua moglie e che ora vivi con una persona che comunque amore non ti dà, che sembrava darti amore all'inizio e la tua relazione si riperpetua in un'eterna delusione. Gesù dice, hai cercato bellezza e hai cercato amore e adesso non credi più nell'amore. Ma io ti dico, ti amavo ieri, ti amo oggi, ti amerò domani, ti amerò per sempre. Vedo in te chi tocca una bellezza infinita, la bellezza della mia resurrezione che ti riveste di luce e guarisce le tue ferite. Grazie Signore perché stai riconciliando molte persone con la propria corporeità. Grazie Signore per queste ulcere che stai guarendo, che sono il frutto della repulsione del proprio corpo e dell'ingestione del cibo vissuto come tormento. Grazie Signore per queste sessualità ferite che stai guarendo, in particolare alcune persone che vivono la situazione dell'omosessualità alla quale sono arrivati per aver contemplato dei corpi belli e che hanno desiderato disprezzando se stessi e sono arrivati a voler essere quel corpo fino adesso a sentirsi identificati con quel corpo e a desiderarlo attraverso relazioni sessuali. Grazie Signore perché tu stai guarendo queste sessualità ferite perché diventino linguaggio di bellezza e non più ricerca di eros, di erotismo, di piacere fino a se stesso.
grazie per questi sguardi sulla vita che stai cambiando di persone che soffrono di depressione, in particolare una sorella che ha tentato anche il suicidio per il grande disprezzo che aveva della vita, per l'amarezza della solitudine. Grazie Signore, perché stai guarendoci da questa autopercezione ferita. Grazie per questo fratello che nel suo cuore sentiva odio e rancore verso di te, Signore. Proprio perché si sentiva attratto da persone dello stesso sesso e qualche volta ti ha anche maledetto e ha maledetto la vita, sua madre, suo padre. Fratello Gesù, ti benedice e benedice anche la tua sessualità ferita. Benediciti. Fratelli e sorelle, le ferite nella percezione della dismorfia attirano su di noi le nostre stesse maledizioni. E allora benediciamoci. Ripetete con me, Signore Gesù. Grazie perché tu mi benedici. Grazie Gesù perché io vivo, voglio vivere da persona benedetta. Grazie Gesù perché io voglio vivere da persona benedetta. Signore Gesù. Signore Gesù. Io trasformo in benedizione ogni maledizione, ogni maledizione che io stesso, o gli altri hanno pronunciato su di me, contro di me. Io sono benedetto, voglio vivere una vita benedetta nella bellezza della tua presenza. Signore, ti amo. Signore, ti amo. Colmami di te, Gesù. Colmami di te, Gesù. Oh bellezza infinita. Sciogli le mie durezze. Sciogli le mie durezze. E l'odio che ho verso me stesso. L'odio che ho verso me stesso. Trasformalo in amore. In amore. In empatia. In armonia. In creatività, in gioia di vivere, in gioia di vivere, in un'armonia divina, in un'armonia divina che mi circondi in tutto il mio essere, in tutto il mio essere, e mi renda canale di bellezza, della tua bellezza. Tu, fratello mio, che ti eri innamorato di una ragazza bellissima che te la invidiavano tutti, e improvvisamente dall'oggi al domani questa ragazza ti ha lasciato per un altro che tu dici era più bello di me, e hai generato nella vita odio contro te stesso, Dio, quella stessa ragazza, portando nel tuo cuore anche sentimenti di vendetta. Benedici quella ragazza e benedici te stesso. Tu sei bello della mia bellezza, torna a vivere, torna a gioire, perché tu non sei un albero secco e maledetto, tu sei un albero fecondo, piantato nel fiume di grazia del mio amore, della mia misericordia, che ti fanno oggi rinascere alla gioia e ti danno voglia di vivere.